Bene, amici telefono.net, Nokia E7, il telefono sotto la nostra lente della videocamera, il successore del communicator, o almeno così viene presentato, è stato presentato da Nokia. Vediamo la confezione cosa comprende: carica batterie, micro USB, finalmente anche Nokia si adegua agli standard. Il cavo auricolare stereo in ear, buona la qualità audio, auricolare con jack standard da 3,5 e pulsantino per la risposta. Poi troviamo il cavo dati USB, micro USB, e due accessori veramente interessanti. Prima di tutto perché ci fanno capire delle funzionalità del telefono. Il primo è l'adattatore per collegare al telefono una USB on the go, ovvero collegare una chiavetta USB o anche altri apparati USB direttamente al telefono collegando questo cavo. Eccoci qua, possiamo attaccare una chiavetta e vedere i file direttamente dal cellulare, un po' come N8, C7, insomma gli ultimi Nokia di fascia alta usciti. Il secondo adattatore è quello HDMI. Consente di collegare l'uscita HDMI del telefono direttamente a un televisore di ultima generazione. L'uscita è un'uscita 720p, quindi già in alta definizione. Una confezione quindi abbastanza ricca. Particolarità di questo Nokia E7 sono due. Prima di tutto la batteria, che non è estraibile, è integrata nel telefono, 1200 mAh, un po' presto per dirvi l'autonomia, lo stiamo provando da due giorni questo telefono, poi faremo un focus di approfondimento e lì lo accennerò. Seconda cosa, lo slot per la SIM, come vedete estrazione, c'è un carrellino nel quale va inserita la SIM e il tutto va inserito nel telefono. Terza particolarità, non ha lo slot di espansione micro SD, ma abbiamo 16 GB di memoria integrata. Nel frattempo che accendiamo il Symbian versione 3, vi faccio vedere il telefono. Sopra abbiamo l'ingresso micro USB, l'HDMI che abbiamo appena visto, il pulsante di accensione e il jack per le cuffie. Lato destro con il pulsante, una slitta che va in su e in giù per il volume, il carrino per la SIM e il pulsante di scatto della fotocamera. Purtroppo corsa singola perché la fotocamera non ha l'autofocus, è una 8 megapixel con flash LED, quindi gli scatti ravvicinati saranno problematici, ma poi ne parleremo più avanti nel corso della prova. Lato sinistro con lo slide per il blocco del terminale e il lato inferiore con solo il forellino per il microfono. L'altoparlante è posto qui nella parte posteriore. Apriamo subito anche la tastiera estesa, un'ottima full QWERTY, purtroppo i tasti non sono in prima funzione come sulle 90, fantastico l'ultimo communicator con l'apertura a libro, ma sono abbastanza comodi sia per quanto riguarda la digitazione sia per quanto riguarda la seconda funzione, perché si può attivare non solo premendo il tasto appunto freccettina ma anche tenendo premuto il pulsante. Facciamo prima a fare un esempio così vediamo subito come funziona questa tastiera. Come vedete la scrittura è molto veloce e basta tenere premuto il tasto un pochino più del solito per far apparire la seconda funzione. Ovviamente presente la funzione symbol, presente il copia e incolla, basta selezionare e schiacciare copia o fare anche CTRL C, questo viene direttamente copiato negli appunti. Un piccolo neo quando scriviamo con la tastiera chiusa, ovviamente scompare la QWERTY e appare la tastiera alfanumerica. Qua bisogna essere bravi a scrivere con l'alfanumerica, io non lo sono più moltissimo, ormai sono abituato alle QWERTY. Altro neo, ma questo è su tutti i Symbian, viene assolutamente coperto quello che è sotto come testo, quindi la tastiera copre la schermata. In orizzontale invece compare la tastiera QWERTY. Queste sono le opzioni della tastiera. Intanto vi faccio notare come il display sia un 640x360 pixel, quindi una risoluzione non elevatissima ma un'ottima qualità perché è un display AMOLED. Si vede soprattutto nei contrasti, non so se vedete le scritte che sono ben contrastate,
ed è soprattutto un 4 pollici. Ecco qua forse un po' la critica alla tastiera, perché con un display così grande poteva essere fatta la divisione con tastiera e sottoschermata visibile. Dicevamo USB on the go, dicevamo Bluetooth 3.0, Wi-Fi, BGN, ovviamente UMTS, HSPA. Abbiamo le classiche tre schermate con i widget, widget che non sono cambiati rispetto a N8 per esempio. Teniamo premuto, vi faccio vedere quali sono i widget presenti. Sullo store trovate qualche altro widget e qualche altro collegamento. Torniamo indietro, vi dico che il touchscreen ovviamente è capacitivo ed è molto molto reattivo. Come vedete il telefono risponde bene alle sollecitazioni. Abbiamo ovviamente anche qua il nuovo task manager. Torniamo per esempio ai messaggi. Ecco, quando dobbiamo aprire il telefono con un dito si fa un po' fatica, il telefono tende a scivolare via. Ovviamente con due dita è tutto molto più semplice, perché il telefono si apre assistito. Vi faccio vedere il meccanismo di apertura del telefono, simile al meccanismo che abbiamo visto su Nokia N97 N97 mini, assistito da una molla appunto. Eliminiamo i messaggi che si dividono in ricevuti, inviati, ma anche con la più moderna visualizzazione a conversazione, quindi stile chat, dove possiamo rispondere direttamente ai messaggi che ci arrivano. Torniamo indietro, torniamo alla home page. Entriamo nel menu, il menu è il classico menu di Symbian, come vedete anche qua nessuna novità, ma dal menu potete vedere appunto la qualità del display con i contrasti molto buoni tra neri e bianchi. Entriamo nel client email leggermente migliorato rispetto al classico client Nokia, soprattutto per quanto riguarda l'HTML, possibile il pinch to zoom anche nelle email e una velocità abbastanza buona. Ovviamente si sincronizza con Server Exchange, questo vuol dire che potete sincronizzare sia la rubrica sia l'agenda con Gmail, cosa che io ho fatto e non ho trovato nessun tipo di problemi in questo tipo di sincronizzazione con Gmail. Cartelle IMAP, vengono sincronizzate anche le sottocartelle. Torniamo indietro, fotocamera, parliamo di multimedialità. Vi dicevo prima, è una 8 megapixel, purtroppo senza autofocus. Infatti le foto da vicino, come possono essere quelle che stiamo scattando in questo momento, vengono ovviamente sfocate. Ci sono molte molte opzioni, questa la eliminiamo. La prima è che col pinch to zoom possiamo cambiare il formato di registrazione dell'immagine, come potete vedere da 4 terzi a 16 noni cambia ovviamente anche la risoluzione. Le opzioni delle, ecco qua, delle risoluzioni sono qua, faccio vedere quali sono le possibili, mentre le opzioni più generali della cam sono queste. Qua abbiamo le scene, ovviamente non c'è la macro perché non è possibile avere l'autofocus. Per quanto riguarda invece la videocamera, questa gira video in HD, come vedete qua in alto a destra, a 720p. Qui decidiamo la qualità del video e dobbiamo dire che un po' come N8 la qualità, soprattutto lo zoom, è decisamente molto molto buona, perché interpola i pixel e usa probabilmente tutti gli 8 megapixel a disposizione. Ve lo faccio subito vedere, un video che abbiamo girato è questo qui. Abbasso il volume, che comunque è buono, l'audio non è male, e lo zoom, come vedete, ha un'ottima qualità. Trovate il video comunque nella stessa pagina della prova e potete rendervene conto di persona. Il telefono legge tranquillamente i video 720p e legge anche i DVX. Qui abbiamo un DVX caricato dalla rete, non abbiamo avuto problemi né a visualizzarlo né a visualizzarlo tramite HDMI sul televisore LCD. Vedete, anche veloce a andare avanti e indietro nelle scene. Quindi un lettore video decisamente buono, non ci ha dato nessun tipo di problema. Parlavamo delle foto, vi faccio vedere la galleria delle foto che abbiamo scattato.
Ecco qua. Ecco qua. Vi metto in orizzontale, ovviamente presente l'accelerometro, presente il pinch to zoom, poi il movimento della fotografia è abbastanza fluido. La qualità delle foto direi che è più che discreta. L'unico problema, diciamo prima, le foto ravvicinate. Ecco, questa è una foto che abbiamo fatto da vicino. Come vedete, le foglie non sono assolutamente a fuoco, mentre è a fuoco lo sfondo. Questo proprio perché l'ottica è fissa. Le foto invece panoramiche non hanno nessun tipo di problema, anzi, la qualità è abbastanza buona. Adesso sto facendo il rendering della foto. Eccola qua, come vedete, anche zoomata, non ha assolutamente problemi di sorta. Opzioni di condivisione: come vedete, possiamo condividere direttamente la foto con Twitter o anche con una email piuttosto che via Bluetooth. Vediamo, dopo aver visto la parte multimediale delle fotografie, la parte multimediale dell'audio. Lettore musicale buono, non abbiamo nessun tipo di novità. Audio mono, che c'è da questo altoparlante, un volume abbastanza alto. C'è la possibilità di equalizzare la musica e devo dire che con le cuffie in dotazione la qualità è decisamente buona, soprattutto i bassi vengono ben riprodotti, cosa che non succede ovviamente con l'altoparlante di serie. Collego le cuffie perché vi faccio vedere anche il funzionamento della radio FM. Eccola qui, che funziona bene. Devo dire che funziona meglio rispetto a altri telefoni che abbiamo provato. E anche l'animazione di sfondo è carina, vedete la frequenza e la radio che scorrono. Ovviamente è dotata di RDS. Togliamo l'altoparlante, togliamo l'auricolare, ovviamente ci dice che non può funzionare la radio senza auricolare. Veniamo alla parte un pochino più business, quindi rubrica agenda e mappe. Molto comodo il widget della ricerca generale. Ecco, anche qua, sempre il solito discorso, tastiera solo alfanumerica. Quindi per cercare un contatto, se non apriamo il telefono, appunto, la ricerca non è comodissima. Possiamo decidere se cercare in Google o cercare nel telefono. Ovviamente cerca in varie aree del telefono e devo dire che la velocità è abbastanza buona. La rubrica è ben fatta, però purtroppo assolutamente slegata dai social network, nonostante ci sia un pulsante social network, e ve lo dimostro subito. Se andiamo nella rubrica, per esempio, cerchiamo il nostro collega Luca, ecco qua. Adesso ovviamente vedrete sfocato per coprire i dati personali. Se io clicco su social network, vedete che il telefono non ci ha pescato già i dati a social network, ma deve sincronizzarsi con Ovi, collegarsi a Facebook e da lì pescare i dati del nostro contatto. Quindi un'operazione assolutamente non veloce e poco pratica, tant'è che Luca c'è su Facebook, ma non l'abbiamo nemmeno trovato. Per chi ama questo tipo di integrazione, Symbian non è il sistema operativo adatto, pur essendo molto veloce per tutta una serie di operazioni Office. Per esempio, QuickOffice funziona molto bene, abbiamo provato anche a visualizzare una presentazione pesante. Vediamo nella memoria di 16 GB del telefono, ecco qua, questa è una presentazione che ho caricato, sono circa 10 mega di presentazione e viene visualizzata tranquillamente. Possiamo visualizzarla ovviamente a schermo intero, questa è stata fatta in 4 terzi, quindi non occupa tutti i 16 noni del display, però viene tranquillamente letta e anche sfogliare le pagine non è assolutamente un dramma. Ovviamente stessa cosa sia con i file Word e Excel, che possono anche essere modificati. Gestione file, possiamo appunto andare a visualizzare tutti i file sul telefono.
Ma veniamo a altri due punti cardine, mappe e web. Mappe è il software di navigazione gratuito di Nokia, funziona molto bene il GPS, in pochissimi secondi viene individuata la posizione e soprattutto è presente la bussola. Quindi per quanto riguarda la navigazione pedonale possiamo fare riferimento alla bussola che ci indica il nord. In questo caso siamo al chiuso, quindi il GPS non ha ancora ricevuto il segnale, soprattutto la bussola va calibrata. Bisogna fare un movimento a 8, ovviamente qui in questo poco spazio non riesco a farvelo, ma l'abbiamo provata in strada e non abbiamo avuto problemi di sorta. Anche la navigazione pedonale e in auto funziona bene. Oltre ciò, Nokia Mappa ci mette a disposizione sia il database di TripAdvisor sia le Lonely Planet per visualizzare e essere più informati sui posti attorno alla posizione dove ci troviamo. Condivisione posizione: è possibile condividere la posizione con i social network, quindi far sapere ai nostri amici dove siamo. In questo caso non mi connetto, l'ho fatto prima perché diventa un'operazione lunga. Ecco, critica a Nokia: tutte queste connessioni sono sempre un pochino lunghe, sono sempre un pochino macchinose. Altri sistemi operativi fanno tutto in background, forse consumando più batteria, ma risultando lato utente molto più semplici da utilizzare. Le schermate si possono cambiare anche cliccando qui sotto per fare lo slide tra le varie pagine. Comoda la funzione apri e cerca, per esempio noi abbiamo il telefono chiuso, basta aprire, iniziare a scrivere e il telefono cerca in rubrica, possiamo velocemente andare a chiamare il contatto che ci interessa. Altra funzione interessante, ve la faccio vedere subito, andiamo nella funzionalità telefono, ovviamente se il telefono era bloccato, quando lo richiudiamo si riblocca, quindi dobbiamo sbloccarlo, chiamiamo il 139, siamo il volume, ma anzi no, prima di alzare il volume vi faccio vedere come aprendo lo slide, un po' come sui vecchi communicator, il telefono va in viva voce. Alziamo il volume. Se desidera consultare autonomamente le soglie del suo piano. Allora, vi posso dire come il telefono abbia un'ottima ricezione, non abbiamo avuto problemi in cantina. Audio abbastanza buono, chi ci ascolta nella capsula auricolare forse mancano un po' le tonalità basse, ma questa è una caratteristica un po' comune di tutti i telefoni cellulari. Invece buono l'audio dal viva voce, ma non particolarmente alto, diciamo che chi si ricorda il volume del communicator 9003 qua rimarrà deluso dalla potenza purtroppo scarsa della viva voce di questo piccolo altoparlante. Insomma, un telefono che tendenzialmente ci è piaciuto, forse un filo caro, costruito comunque molto bene, sì è un po' pesante ma i materiali sono decisamente buoni, vetro, metallo e uno slide assolutamente non ballerino. Forse un sistema operativo, anzi non forse, sicuramente un sistema operativo che deve un po' svecchiarsi, soprattutto nella parte web, ve la faccio vedere subito. Mettiamo il telefono in orizzontale, decidiamo di andare su direi telefonio.net. Noi adesso siamo collegati sotto rete wifi. Ecco, questo è un altro punto un po' a sfavore del telefono. A volte non si capisce bene quando si connette in 3G e quando si connette in Wi-Fi. Per esempio, noi adesso gli abbiamo dato priorità Wi-Fi, siamo sotto la rete Wi-Fi, però vedo che l'icona del 3G è collegata. Per chi non ha flat dati, questo potrebbe essere un problema. Diciamo comunque del browser, pinch to zoom, una velocità sicuramente migliorata rispetto al passato, ma non ancora a livello della concorrenza più orientata verso il web. Comunque è presente il flash player, lo mettiamo subito alla prova facendovi vedere che il telefono apre il sito della Alfa Romeo. Ecco qua, l'abbiamo aperto prima e lo apre anche con una discreta velocità. Poi la navigazione dentro al sito è molto difficile, ma l'apertura della pagina flash pesantissima avviene senza particolari problemi. Come vedete
La pagina si sta già aprendo. Come dicevamo prima, Task Manager che funziona abbastanza bene. Purtroppo su questo E7, forse perché è nuovo, non siamo riusciti a installare WhatsApp. Adesso chiudiamo un pochino di applicazioni che avevamo aperte. E eccolo qua. Vi faccio rapidamente vedere le applicazioni che sono preinstallate, con anche, non vi avevamo parlato prima, di un editor foto e un editor video molto carino. Funzionalità vocali, che anche queste funzionano bene. Insomma, un telefono che fa bene il telefono, che fa bene il navigatore satellitare, che invece stenta un po' nel web, stenta un po' nel social network, nell'integrazione tra questi mondi, che però purtroppo stanno diventando sempre più importanti. Proprio per questo consigliamo a Nokia di dare più attenzione a questi aspetti, perché dal punto di vista telefonico e messaggistico questo Nokia E7 funziona davvero bene. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.